ragazzi e benvenuti su Gastrube Drums. Oggi vi voglio parlare di uno dei metodi più famosi e uno dei metodi più fighi che siano mai esistiti, e cioè vi voglio parlare di stick control. Sicuramente già tutti conoscerete questo metodo, quindi non ve lo devo neanche spiegare troppo. Comunque non vi preoccupate, ho già fatto un video su stick control che vi lascio qui sotto in descrizione. Vi lascio anche il link per comprare il metodo nel caso in cui ancora non l'aveste, e qui sotto vi lascio anche il PDF con tutto quello che vi dico oggi. Però il video di oggi non vuole essere il solito video, anche perché l'ho già fatto il solito video in cui vi faccio vedere stick control, che è quello che vi lascio qui sotto. Vi voglio far vedere un modo diverso di studiarlo, un modo più divertente, un modo più musicale, un modo che ci servirà veramente quando andremo a suonare la batteria. Con questo però non voglio dire che studiarlo sul pad, studiarlo nella maniera solita, non vada bene. Anzi, quello è fondamentale. Quando studiate stick control, all'inizio studiatelo sul pad, guardate bene che i movimenti siano giusti, tutto a posto, eccetera eccetera, ma poi alla fine, come al solito, l'esercizio rimane un esercizio se lo studiamo così e basta. Quindi andiamo a suonarlo su batteria e vi faccio vedere tre step diversi per suonarlo, partendo dal super base, andando a quello intermedio e poi andando a vedere cose un po' più difficili. Quindi questo è un video per tutti, però ho già detto troppo, mando la sigla e poi andiamo direttamente a suonarlo e vi spiego tutto. Ah, prima della sigla però vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, perché tanti di voi, lo so perché vedo le statistiche, tanti di voi vedono i miei video ma non si iscrivono. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, perché fate un piacere a me, ma non solo, fate un piacere a tutta la community, eccetera. Ci mettete un attimo, iscrivetevi. Vabbè, mando la sigla e andiamo veramente a suonare. Stick control, una delle pagine sicuramente più importanti è la numero 5, cioè la prima vera pagina con gli esercizi. All'interno di questa pagina ci sono un po' di combinazioni, ci sono in realtà tantissime combinazioni, tutte in ottavi, con tutte diteggiature diverse, cioè tutti modi diversi di suonare la stessa cosa. Si suonano sempre 8 ottavi, ma una volta con i colpi singoli, una volta con i doppi, poi paradiddle, poi paradiddle invertiti, poi una mano fa 3 colpi, una mano ne fa 1, eccetera eccetera eccetera. Ci sono tantissimi esercizi, tutti uguali sembrano, ma in realtà sono tutti diversi, con diteggiature diverse. Quelli che vedremo oggi e quelli che troverete anche nel PDF scaricabile qui sotto, vedremo solo i primi 13 esercizi, le prime 13 diteggiature, che in realtà sono quelle più importanti. Dopo quelle 13 lì, dalla 14 in avanti, poi sono solamente degli insiemi di diteggiature, quindi prendono le prime 13 e le mettono insieme, magari fanno la 1 più la 3, poi la 2 più la 4, poi la 1 più la 5, eccetera eccetera eccetera. Sono delle combinazioni. Le prime 13 invece sono quelle tra virgolette autentiche, diciamo. Quindi dopo aver fatto queste prime 13 sul rullante o sul pad e basta, cercando di stare bene attenti a come si suona, cercando di farle col full stroke, cercando di capire bene com'è il rimbalzo della bacchetta, come sfruttare al meglio anche il rimbalzo della bacchetta, eccetera eccetera eccetera, possiamo passare al primo step. Nel senso, il primo step è molto semplice, però andiamo già a creare un'orchestrazione dei nostri esercizi. In che modo? Praticamente, se noi siamo sul rullante o sul pad, ma facciamo di essere sul rullante, da questa posizione qua la nostra mano sinistra rimane sempre sul rullante, mentre la nostra mano destra va sul charleston, proprio come quando facciamo un groove. Quindi mano destra rimarrà sempre sul charleston, mano sinistra rimarrà sempre sul rullante, e facciamo gli esercizi in questo modo. Vedrete che questo step 1 sarà ancora un pochettino poco musicale. Step 1 e step 2, diciamo, sono un filo meno musicali, però poi lo step 3 sarà molto figo e molto musicale. Questo ci serve però perché noi siamo abituati ormai a sentire sempre lo stesso suono, quindi alla fine pensiamo solamente a quello che devono fare le mani, ok, destra destra sinistra, destra destra sinistra sinistra, eccetera eccetera. Non pensiamo tanto alla parte musicale. In questo modo invece, avendo due suoni diversi, ovviamente io ho preso il charleston, ma lo possiamo fare anche tra ride e rullante, andremo a farlo in maniera più musicale. Quindi ad esempio il primo esercizio, che sul rullante sarebbe stato questo, con charleston e rullante diventerà. Il secondo esercizio invece andrà a suonare stessa roba, ma cominciando con la mano sinistra, quindi
Esercizio numero 3, incominciamo ad inserire i doppi, quindi destra, destra, sinistra, sinistra. Vedete che praticamente non devo più pensare tanto a destra, destra, sinistra, sinistra, ma devo pensare più a Charleston, Charleston, o comunque il suono del Charleston per due volte e il suono del rullante per due volte. È questo che ci abitua a tutta la questione più musicale. Io adesso penso pa 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 pa. Non penso più destra destra sinistra sinistra destra destra sinistra sinistra. E nello studio della batteria in realtà poi dovrà essere così. Se noi andiamo a pensare tutte le volte con che mano devo suonare, come faccio, tre volte destra, una volta sinistra, all'inizio sì, mentre si studia sì, però dopo un po' poi deve diventare due volte Charleston, due volte rullante, tom, timpano, timpano. Cioè lo devo pensare più come suono e meno come tecnica, diciamo, meno scolastico, ma più ok, suoniamo e voglio arrivare a quel suono lì. Stessa cosa ad esempio col numero 5, il paradiddle. Numero 6, paradiddle con il diddle, cioè il colpo doppio, nel secondo e terzo spazio del paradiddle. E così via per tutti. Ovviamente adesso ve li sto facendo vedere molto veloci, però cercate di fare tante volte ogni esercizio per riuscire ad assimilarlo bene. Il libro dice di farlo 20 volte almeno, 20 volte non sarebbe male, altrimenti voi vi fate un esercizio per ogni minuto. In tutto sono 13 esercizi questi qua, poi ovviamente nel metodo sono molti di più, però prendetevi anche un minuto per esercizio e poi al secondo minuto passate l'esercizio dopo, terzo minuto, esercizio dopo, e così via ve li fate tutti. Adesso li avete visti molto lenti, in realtà poi cercate di velocizzarli, non cercate più di fare tutto in full stroke, cioè tutto partendo con le bacchette in alto, ma suonateli anche un pochettino più piano per farli più veloci. Ad esempio il numero 6 che vi ho fatto sentire diventerebbe così. Vedete che è già molto più musicale, perché c'è il rullante che fa pam 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 tan ta tan 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 ta tan tan. E quindi diventa subito tutto più musicale, anche il paradiddle in realtà. Dopo aver fatto questi, andate avanti, fate anche quelli con tre note. Quindi questa è la parte più tecnica, diciamo, di come step. Questo è lo step più tecnico di stick control. Andando allo step 2, che farò velocissimo a farvi vedere, sarà uno step più di coordinazione, di un inizio di coordinazione, diciamo. Cioè dovremo andare a mettere la cassa ogni 4 note. Come vedete, lo stick control è scritto in ottavi, ma per due volte 4 note attaccate in ottavi, che poi ovviamente quella è solo una scelta, perché avrebbero potuto anche scrivere due ottavi, due ottavi, due ottavi, due ottavi, oppure otto ottavi attaccati. Ricordatevi che il fatto di scrivere le note attaccate non c'entra con cosa bisogna suonare. Se sono collegate da una linea saranno sempre ottavi, poi che ce ne siano collegate 4 o 8 o 2 insieme non c'è problema. Ma questa cosa di essere collegata a 4 a 4 ci aiuta, perché ogni prima nota di questo insieme di 4 dovrà essere suonata insieme alla cassa, quindi che sia mano destra o mano sinistra dovremo suonare insieme la nostra cassa. Quindi ad esempio il primo esercizio è molto semplice, perché sono singoli destra sinistra destra sinistra, quindi la nostra cassa suonerà insieme al primo colpo di destra dell'insieme di 4 note, quindi, e poi ovviamente continuato. Questo ci aiuta per due cose, sia per la coordinazione, sia per gli unisoni tra le mani e la cassa, che sono sempre un po' un problema questi unisoni tra cassa e mani. Non tanto per gli esercizi quando la cassa è insieme alla mano destra, perché alla fine suonano insieme mano destra e piede destro, quindi è più facile, ma soprattutto quando dobbiamo suonare la nostra mano sinistra insieme alla cassa, come ad esempio nell'esercizio 2, dove è la stessa cosa sempre a singoli ma partendo di sinistra, quindi partiremo con il rullante in questo modo.
Fateli molto lenti e state attenti agli unisoni. Occhio a non fare questo. Vedete che non suona così bene questo. Il colpo non è veramente insieme. Invece, quando è veramente insieme, suona al doppio della potenza. E questo vi serve per groove, ad esempio, nel funky o nella dance. Avete l'unisono tra rullante e cassa sempre, quindi se lo fate sbagliato non è il massimo della vita. Quindi questo è il secondo step. Andando avanti, occhio, perché la coordinazione della cassa ogni quattro colpi diventa già un po' più difficile. Ad esempio nel paradiddle, cioè l'esercizio numero 5, comincia a diventare un po' più tosta, perché una volta abbiamo l'unisono tra cassa e mano destra, quindi Charleston, una volta abbiamo l'unisono tra cassa e mano sinistra, quindi alterna, una volta uno, una volta l'altro, non è così facile. L'idea è quella di cercare pian pianino, dopo aver curato gli unisoni eccetera eccetera, di dimenticarsi quello che si sta facendo con la cassa, così almeno la cassa va avanti senza problemi, suona senza pensare troppo una volta ogni quattro colpi, e intanto noi possiamo pensare a cosa fare con le mani, perché anche in questo caso, come prima, cercate di fare tutti gli esercizi attaccati, quindi fate l'esercizio un tot di volte e poi passate direttamente a quello dopo. Ovviamente non vi sto a far vedere tutto l'esercizio, perché sennò questo video dura un sacco. Passiamo direttamente allo step numero 3. Lo step numero 3 invece è quello veramente più musicale. Non andiamo ad aggiungere nessun altro alto, anche perché il Charleston deve rimanere chiuso e stiamo già utilizzandoli tutti gli alti. La cosa che andiamo a fare adesso è però andare a modificare proprio le dinamiche degli accenti, quindi andremo ad utilizzare accenti e ghost. In che modo? Praticamente pensate all'esercizio fatto tutto con le ghost, a parte ovviamente la cassa, rimanendo sempre nella stessa posizione del primo step, cioè mano destra sul Charleston e rullante con la mano sinistra. Prendiamo un esercizio d'esempio, cioè il numero 1. Andiamo a fare tutto con le ghost, quindi ovviamente la cassa rimane sempre ogni quattro colpi. Adesso quello che dovremo andare a fare sarà accentare solo il backbeat di rullante. Il backbeat di rullante è quel colpo forte di rullante che di solito è sul 2 e sul 4 e si sente in praticamente tutti i ritmi. Ok, questo qua è un pa, 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 è sempre sul 2 e sul 4. Quindi all'interno dell'esercizio dovremo andare ad accentare sul rullante la nota sul 2 e la nota sul 4, che in pratica, guardando gli esercizi, sono la terza nota e la sesta nota dell'esercizio. Magari la cosa che potete fare, poi ve lo farò anche nel PDF, è quella di scrivervi un accento sulle note che dovrete accentare. Quindi adesso la cosa da fare sarà fare tutto a ghost e accentare quelle note. Il problema qual è? Il problema è che se io voglio accentare, ad esempio già al primo esercizio, sulla nota della pulsazione numero 2, cioè già sulla terza nota dell'esercizio, con la mano destra ho Charleston, perché devo suonare il Charleston con la mano destra. Quindi non vado ad accentare il Charleston come ho fatto adesso, ma vado a spostare la mia mano destra sul rullante. Poi torno di nuovo al Charleston, faccio solo quel colpo accentato spostandomi sul rullante con la mano destra e poi torno a fare tutte le ghost di Charleston come prima. Invece nel momento in cui io ho l'accento e sto già suonando il rullante, allora in quel caso rimango semplicemente con la sinistra sul rullante, con la destra sul Charleston, e faccio il mio accento normalmente con la mano sinistra. Ovviamente l'accento lì poi dipende da voi, potete farlo con rimshot, potete farlo senza rimshot, quello assolutamente come volete. L'importante è far sentire tanto la differenza tra ghost e accenti. Pensatela proprio a un groove normale, dovete cercare di dare quel sapore lì, il sapore del groove normale. Quindi ad esempio il primo esercizio, facendolo già con la cassa e spostandomi sul 2 e sul 4, diventerà questa cosa qua.
Il secondo esercizio sarà al contrario, quindi questa volta sul 2 sul 4, cioè sul backbeat, avrò già la sinistra, quindi non avrò problemi. L'unico problema che avrò è che tutti gli unisoni con la cassa saranno insieme alla mano sinistra, quindi un po' più difficili. Adesso passiamo al numero 3, dove sono i doppi colpi. E comunque questi esercizi qua, fatti in questo modo, fatti lenti, sembrano una cavolata, ma anche solo il primo, se io faccio... Ok, magari non sarà il groove della vita, però incomincia già a essere un pochettino più interessante. Andiamo avanti. Numero 3 e 4, doppi colpi. Incominciamo partendo con la mano destra. Io avrò il backbeat, ce l'avrò ovviamente sempre sul 2 sul 4, quindi questa volta dobbiamo stare attenti perché io avrò destra, destra, ghost sul Charleston, accento con la mano sinistra, ma poi dovrò fare una ghost con la mano sinistra perché devo fare destra, destra, sinistra, sinistra. Quindi... Questo per la tecnica è ottimo perché andiamo anche a studiare tutte queste cose qua, ad esempio accento e poi subito ghost, oppure al contrario, ghost e poi accento. E facendole lente viene, andando a farle più veloci, poi farle veloci e precise diventa abbastanza difficile. L'esercizio numero 3 è questa cosa qua. Numero 4, attenzione, numero 4, vi faccio vedere ancora qualche esercizio, vi faccio vedere il 4, qualche paradiddle e poi la smettiamo. Il numero 4 funziona in questo modo qua, abbiamo doppio colpo partendo con la sinistra e poi abbiamo il backbeat con la destra, quindi però la nostra destra dovrebbe fare destra-destra, perché deve fare due colpi, quindi il backbeat andremo a farlo sul rullante, spostando la nostra mano destra dal Charleston al rullante, ma poi la ghost che dobbiamo fare dopo, ritorniamo sul Charleston, quindi... Così almeno continuiamo a fare sinistra, sinistra, destra, destra. Ok, è un po' complicata come cosa. Provateci un po' perché è molto figo. Adesso vi faccio sentire qualcosa. Ad esempio, il paradiddle è abbastanza complicato perché la prima parte verrà destra, sinistra, destra, destra e la seconda parte. L'idea è proprio questa qua, nel senso, ricordatevi solamente di spostare la mano destra quando ci sono i backbeat sul rullante. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che, soprattutto che questo video vi sia servito per vedere sti controlli in una maniera un po' diversa. E però, come avete potuto vedere, un esercizio, se lo lasciamo sempre così come un esercizio e basta, rimane proprio un esercizio e non lo utilizzeremo mai. Invece, se riusciamo ad andare a spostare un po' di cose, se andiamo ad orchestrarlo sul set in modi diversi come abbiamo fatto oggi, diventa qualcosa di figo, diventa qualcosa di utilizzabile e possiamo crearci una marea di esercizi nuovi, di groove, di feel, eccetera eccetera. Oggi vi ho fatto vedere solo tutta la questione groove, ma in realtà possiamo andarci a creare qualsiasi cosa, anche qualsiasi tipo di feel, usando queste 13 possibilità di sticking che abbiamo nello stick control. Poi ovviamente non ci sono solo queste 13, come sapete ce ne sono molte di più, ce ne sono 60
64, tipo, già sono nelle prime tre pagine. Quindi non utilizzate solo queste 13 che vi ho fatto vedere oggi, che sono le più importanti, ma utilizzatele tutte, sperimentate. Io vi ricordo qui sotto in descrizione che c'è il PDF con i 13 esercizi principali dello stick control e con spiegato come andare a suonare anche gli altri step, diciamo, di questi esercizi. Quindi io oltre questo non vi rompo più, vi ricordo solo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina se siete già iscritti e volete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio, di andare sui miei social Instagram e Facebook perché lì ci sono sempre altre cose, di unirvi al canale Telegram, di scaricare il PDF, di fare cose eccetera, ma tanto ormai sapete già tutto. Chi non è iscritto si iscriva, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.